l'Abruzzo da 3 settimane ormai ha dato grande dimostrazione di cuore, di accoglienza soprattutto. Ecco, c'è la possibilità che i bambini possano essere già inseriti all'interno del sistema Abruzzo mandandoli a scuola? Sì, l'assessore competente, Quaresimale, sta facendo le riunioni con gli uffici scolastici regionali, con le prefetture e con il Tribunale dei Minori proprio per favorire questa integrazione. D'altronde i bambini che sono arrivati, a cominciare da quelli di Cerchio e poi San Benedetto dei Marsi e tante altre città che hanno cominciato ad ospitare bambini, sono purtroppo spesso anche bambini orfani. Alcuni avevano già delle pratiche di adozione in corso e si sono, diciamo, i genitori e le associazioni che curavano queste pratiche opportunamente si sono sbrigate ad andarli a prendere al confine con l'Ucraina proprio per evitare una loro triste fine e poter perfezionare questo passaggio. Ecco, l'Abruzzo che veniva negli anni da tante disgrazie, tante catastrofi, si è sempre rialzata, si è rialzata dai terremoti, anche dalla pandemia. Si aspettava questo grande cuore degli abruzzesi anche rispetto a vicende che arrivano fuori dalla nazione? Ma non c'era alcun dubbio, anche se fa sempre piacere scoprirlo ogni volta, però non c'era alcun dubbio che di fronte a una tragedia immane, a un esodo biblico di questo genere, ci sarebbe stata una grande risposta. Noi abbiamo detto sin da subito anche all'ingegner Curcio, al capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che siamo pronti e ci faremo trovare pronti. Se l'afflusso di profughi dovesse proseguire e dovessimo avere difficoltà, non solo in Abruzzo, in tutta Italia, diciamo, a trovare un'immediata sistemazione dignitosa negli alloggi, noi siamo pronti in 24 ore a realizzare tendopoli e centri di smistamento, a cominciare dall'interporto di Avezzano, come abbiamo fatto con i profughi dell'Afghanistan, che anche lì nel giro di pochi giorni arrivarono migliaia e migliaia di persone portate con un ponte aereo. Non c'era una immediata disponibilità di alloggi e di sistemazione per poterli, diciamo, in qualche maniera distribuire per l'Italia. Ricorderete che Avezzano ne accolse diverse migliaia per una settimana o due, fino a quando poi, diciamo, le strutture dello Stato e le prefetture hanno in qualche maniera distribuito queste persone sul territorio nazionale. Quindi l'Abruzzo è sempre pronto.